Oggi parliamo di una giurisdizione particolarmente interessante, del classico paradiso fiscale dietro l'angolo, quello che proprio non ti aspetti. È una giurisdizione in realtà molto sottovalutata per motivi tendenzialmente culturali e storici, ma in realtà è una giurisdizione che sotto un profilo fiscale, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto riguarda le imposte indirette, è particolarmente interessante. Qual è questa giurisdizione, questo paradiso fiscale che non ti aspetti dietro l'angolo di casa? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatella e oggi parliamo della Polonia. Adesso l'hai capito dal titolo del video, non sarebbe stato possibile diversamente. Parliamo di Polonia perché è una delle giurisdizioni che, dal mio modestissimo punto di vista, oggi dovresti prendere in considerazione se sei un imprenditore, soprattutto se sei un imprenditore digitale, per una serie di motivi che ti andrò a enucleare tra un secondo. Io direi che ne possiamo mettere 7 questa volta, anche se questo è il numero 8, 7 ne possiamo rimettere in classifica e partiamo evidentemente dal numero 1. La Polonia appartiene all'Unione Europea. Questo vuol dire che sotto un profilo IVA la Polonia ti dà una gestione del tuo business online, penso a dropshipping, sicuramente più agevolata rispetto a una UK Limited Company che, come sappiamo, con la Brexit adesso sta creando problemi di non poco conto. In descrizione trovi il link del mio video IVA e Brexit per capire quali sono i rischi che gli imprenditori digitali hanno in questo momento a incorporare UK Limited. Tornando alla Polonia, quindi piena Unione Europea, facilità di gestione dell'IVA. Vantaggio numero 2, la corporate income tax, cioè le tasse che pagano le società. Sono particolarmente basse, a ben vedere, sono una delle aliquote più basse dell'intera Unione Europea. C'è un'agevolazione che permette una tassazione sull'income del 9%. Questa è un'agevolazione che vale per le piccole e medie imprese, quindi tendenzialmente fino a un fatturato di 1,3 milioni di euro è possibile applicare una tassazione del 9%. Anche qui non è una tassazione come quella romena sul fatturato del 3%, ma sull'utile, quindi sui ricavi meno i costi vado ad applicare l'aliquota del 9%. Superato quel livello di fatturato invece si rientra nell'aliquota flat tipica polacca che è quella del 19%. Insomma, tutto sommato niente male, neanche la flat polacca, direi. Il punto numero 3 è molto interessante, è legato invece alla costituzione della società. La costituzione della società può essere di per sé molto veloce e molto snella. Questo chiaramente dipende sempre dal consulente che ti gestisce la pratica, perché poi purtroppo tra la teoria e la pratica, come sapete bene, ci passa un oceano. Però se non ti affidi, diciamo, all'ultimo dei moicani, tendenzialmente nell'arco di 2 giorni sei passato dal notaio, nell'arco di 2 settimane sei riuscito ad avere la società incorporata anche addirittura con il conto corrente. Questo è forse il vantaggio più grande oggi, 2020, fine 2020, inizio 2021, di una società in Polonia, che ha determinate condizioni piuttosto semplici da incontrare, è possibile ottenere un conto corrente non online, ma un conto corrente fisico in banca. Questo è chiaramente uno dei desiderata più importanti per la maggior parte degli imprenditori, perché i conti correnti online tutti sappiamo quanto possono essere tricky e quanto possano chiudercelo da un momento all'altro senza preavviso, senza giustificazione. Con un conto corrente in banca questa cosa tendenzialmente non succede, e anche se dovesse succedere ho sempre la possibilità di andare a parlare con l'operatore, cosa che gli assistenti virtuali oggi invece su TransferWise, Revolut e compagnia bella tendenzialmente non mi danno. Quindi questo è un grandissimo vantaggio. Vantaggio numero 3 riguarda invece il rimborso dell'IVA, della value added tax, dell'imposta sul valore aggiunto. Quando è che è possibile, per chi non lo sapesse, richiedere l'IVA a rimborso? Uno dei motivi per cui si richiede l'IVA a rimborso è quando alla fine dell'anno, o comunque alla fine del periodo in cui si va a calcolare l'IVA, tendenzialmente comunque alla fine del periodo di imposta fiscale che coincide con l'anno civilistico, che dal 1 gennaio al 31 dicembre, se sono uscito a credito, posso richiedere quell'IVA a credito a rimborso. Quindi se l'IVA sugli acquisti supera l'IVA sulle vendite, otterrò un credito. Questo credito lo posso chiedere a rimborso. È una pratica che si fa ovunque nel mondo, solo che alcuni paesi, non facciamo nomi, possono impiegare anche anni per restituirti un credito IVA. Invece in Polonia la procedura è piuttosto automatizzata e piuttosto veloce. Entro 60 giorni l'ufficio delle entrate è obbligato per legge a restituirti l'importo richiesto a rimborso. È una cosa che consigliamo di fare ogni 6 mesi, quindi ogni 6 mesi si va in ufficio.
e la pratica decorre dal momento in cui chiaramente ho consegnato in ufficio la mia richiesta di rimborso. Dopo 60 giorni mi arriva il rimborso direttamente sul conto corrente. Altra caratteristica sotto il profilo IVA è molto più semplice rispetto ad altri paesi, penso per esempio alla Repubblica Ceca, ottenere l'iscrizione al VIES. Il VIES è l'iscrizione all'IVA comunitaria, cioè si ha intenzione, detto volgarmente, di operare sul mercato europeo con la tua società e quindi fare acquisti e vendite intracomunitarie, è necessario per legge iscriversi al VIES. Ecco, questa autorizzazione in Polonia è piuttosto semplice e piuttosto lineare.